Benvenuti e bentrovati a Sud Libri, questo nostro appuntamento che vede qui con noi oggi Marzia Matalone. Salve. Ciao Marzia. Salve. Marzia, scrittrice, blogger e autrice del libro La profezia del quinto vertice. Come nasce la tua idea di scrivere un fantasy? Intanto ti ringrazio Maria Donata per avermi invitata. Come nasce l'idea di un fantasy? Allora, a dire la verità, nel momento in cui ho cominciato a scrivere questo libro, l'ho fatto con un'idea precisa in mente, era quella di realizzare un libro che fosse accessibile ad un pubblico di lettori anche più giovani, in maniera tale, diciamo, da cogliere due piccioni con una fava, se possiamo dire così, perché da un lato ciò avrebbe consentito al libro di arrivare anche ai lettori più giovani, che lo sappiamo ormai, oggi come oggi leggono sempre di meno, e in secondo luogo, in qualche modo, trasmettere una visione della mia terra, perché come dirai tu in seguito sicuramente questo è un fantasy made in Calabria, io lo definisco, perché il set in cui si svolge la storia è appunto tratto un po' dai nostri paesaggi, quindi è un fantasy tra virgolette mediterraneo, e che ho scelto come genere proprio per mettere in luce, mettere in evidenza in qualche modo quelli che sono gli aspetti più belli della nostra terra. Primo fra tutti, oltre alla immensa cultura, quindi anche alle nostre radici storiche, come per esempio quelle della Magna Grecia, anche la bellezza paesaggistica, gli ambienti. Certo, Marzia, appunto un fantasy made in Calabria, in che modo la tua terra ha ispirato appunto questo tuo libro? Come dicevo, mi ha ispirato in primo luogo per quanto riguarda appunto la scenografia della storia. Quindi, per l'appunto, ci sono dei luoghi a cui fai riferimento? Non sono luoghi a cui faccio riferimento in maniera ufficiale, tra virgolette, quindi non lo dico mai in maniera esplicita, però sono presenti, la Calabria, dico io, è sempre presente tra le righe, poiché chiunque legga il libro, io penso specialmente un lettore calabrese, riconoscerà subito i nostri paesaggi, quindi questi boschi di ulivo, gli aranceti. Anche dai nomi che hai dato, mi esatto. Pare di rinvenire qualcosa. Esattamente. Gioia Tauro, c'è cioè il nome. Bravissima. Il paese, diciamo, il villaggio da cui proviene la protagonista, che è Metide, è appunto Metauros, che è l'antico nome, il nome greco di Gioia Tauro. Una cosa che mi ha molto incuriosito leggendo il tuo libro e che sicuramente incuriosirà un po' tutti i lettori è la tua scelta di un personaggio protagonista femminile. Generalmente nei libri fantasy il protagonista è invece un protagonista maschile. Esatto. Come mai questa scelta? Allora, di solito come genere il fantasy in realtà non solo ha protagonisti maschili, ma è un genere letterario che nasce e si sviluppa nel nord Europa, quindi in paesaggi, in ambienti che sono nordici, no? Tutto il contrario del nostro ambiente mediterraneo, ed hanno per protagonisti generalmente dei personaggi maschili. Perché la scelta di un personaggio femminile? Di Metide. Esatto, perché si tratta, diciamo, da parte mia di una volontà di rompere un pochino con i cliché del fantasy tradizionale, introdurre un elemento innovativo che oltre all'elemento mediterraneo, no? Che è quello che dicevamo appunto nell'ambito appunto delle ambientazioni, ma anche a livello di personaggi, quindi i protagonisti della storia sono quasi tutti femminili. Certo. Senti Marzia, prima che scrittori bisogna essere anche lettori. Ti ispiri a qualcuno in particolare? Hai degli scrittori di riferimento? Assolutamente, assolutamente sì. Io lo dico sempre, prima di cominciare a scrivere bisogna assolutamente leggere, perché se non si legge non si sa nemmeno da dove partire. E uno, diciamo, degli autori, una delle autrici di riferimento per me è stata sicuramente sarà Harry Potter. Bravissima, J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, assieme ovviamente a Tolkien. Io faccio riferimento un pochino ai grandi, no? Del genere, che è un genere letterario che si è sviluppato in realtà molto recentemente, risale diciamo alla metà dell'Ottocento, poi ai giorni nostri, e assume forme, sfumature molto varie.
Nel mio caso c'è un mix, diciamo, di elementi per quanto riguarda sia i tratti legati appunto al genere tradizionale, l'epic fantasy si chiama, che è quello di Tolkien per esempio, no? Quindi l'elemento che tradizionale. Che a me piace moltissimo, devo dire. E poi il discorso è un po' più moderno, diciamo, rilettura in chiave moderna, anche formativa, perché oltre ad essere un fantasy è un romanzo formativo, rientra in quel genere perché la protagonista, come accade spesso nelle storie rivolte anche ai ragazzi, no? Cresce lungo il cammino. In realtà questo è solo il primo di 3 libri, quindi il cammino sarà abbastanza lungo. Quando troveremo gli altri? Allora, il secondo è in fase di elaborazione, sto terminando quasi. Ha richiesto più tempo del previsto, però finalmente pare che stia per vedere la luce e quindi penso tra qualche mese, se riuscirò a terminarlo, insomma, come spero. E noi non vediamo l'ora dall'anno prossimo, vedremo. Di leggere anche il seguito. Senti Marzia, so che dal tuo libro è stato creato un vero e proprio book trailer, esatto, con te come protagonista. Sì. E questa è una cosa molto bella, vuoi parlarcene un po'? Certo. Allora, nel momento in cui ho scritto il libro, l'ho proposto ovviamente alla mia casa editrice, che è Città del Sole Edizioni, ci siamo preoccupati, diciamo, di 2 elementi in particolare, quel che riguarda la copertina e quel che riguarda il book trailer, perché il genere in sé, diciamo, per richiamare l'attenzione di un pubblico giovane, come era la mia volontà, no, il mio obiettivo, ha bisogno di un veicolo di trasmissione che non sia solo quello del libro, ma anche delle immagini, no? In questo progetto abbiamo coinvolto anche altri giovani, e questo a me piace sottolinearlo sempre, per cui la copertina è stata realizzata da un ragazzo, un allievo dell'Accademia delle Federico Belle Arti Pugliese, di Reggio, se non esatto, sbaglio, che è stato tra i primi a leggere il libro e l'ha realizzata proprio personalmente, e poi un'altra ragazza che è appunto Antonella Sicari, una mia carissima amica, che ha girato con me, ha montato il book trailer che molto potete bello, trovare tra su l'altro. YouTube, e che è stato girato tra l'altro a Terranova Sappo Minulio, che è un piccolissimo comune in un uliveto antico, sempre con l'obiettivo di promuovere quelli che sono gli aspetti fiabeschi. Anche le musiche più sono belli, molto belle. Ecco, e sono tutte tratte dall'antica Grecia, sono musiche originali della Magna Grecia, diciamo il periodo della Grecia. Senti Marzia, oltre a scrivere libri fantasy, so che tu ti diletti anche a scrivere poesie, sì, che pubblichi in un tuo blog, sia in lingua italiana sia in lingua inglese. Esatto. Ecco, vuoi spiegarci un po' questa tua scelta di pubblicare per l'appunto in 2 lingue? Allora, io in realtà nasco originariamente come autrice di poesie, quindi le ho sempre scritte fin da piccola, oltre ai racconti in prosa. E qualche anno fa ho avviato questo blog con una decisione, diciamo, per mettere gli altri a parte di quello che, diciamo, tra virgolette, la mia abilità e la mia passione, che è appunto quella della scrittura creativa in generale, quindi non solo limitata alla prosa, e farlo però in una maniera libera, perché io credo che la poesia sia, diciamo, un qualcosa, un dono così bello, così importante, che diciamo anche gli altri, anche chi magari non è, diciamo, abituato a leggere poesia, possa in qualche modo goderne anche attraverso l'utilizzo dei mezzi odierni, quindi per esempio i social network, e da qui e raggiungere anche, quindi sempre attraverso questi mezzi, un pubblico che non solo italiano. E con questo obiettivo in mente ho creato questo blog in cui io scrivo le mie poesie in maniera quasi quotidiana, giornaliera, e sì, le traduco visto, anche in inglese. È sempre molto aggiornato anche. Sì, sì, sì. E in cui, diciamo, riverso quello che è la vocazione relativa al genere di scrittura creativa poetico. Tra l'altro, proprio negli ultimi mesi ho tenuto un corso di scrittura creativa con dei ragazzi e abbiamo fatto una lezione speciale sulla poesia, abbiamo provato a comporre, insomma, assieme. E quindi ho fatto delle lezioni che riguardavano sia il genere della prosa, quindi il racconto, i generi dei racconti, i romanzi, il passaggio dalla favola alla fiaba, e poi anche una lezione completamente dedicata alla poesia, per prendere il tutto, diciamo, a 360 gradi e trasmetterlo soprattutto ai più giovani, perché quello, secondo me, è la cosa più importante oggi come oggi, specialmente nella nostra terra. Certo, e con questo messaggio che Marzia appunto vuole dare ai giovani lettori, noi la ringraziamo per essere stata qui con noi oggi. Ringraziamo anche la libreria Mondadori che ci ospita in questi nostri appuntamenti. Grazie Marzia, insomma, grazie a te, di essere stata con noi. A ritrovarci al prossimo appuntamento. Una buona lettura. Buon Sud.